Salve carissimi, benvenuti in questo nuovo video Caccia Onastico. Io sono Francesco Angelillo e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere che parlo a bassa voce, sto parlando perché i cuccioli stanno dormendo e se parlo molto si possono svegliare. Allora, oggi questo è un video che vi racconto la storia come sono nati i cuccioli, perché questo non è un video ASMR, è storytelling. Oggi vi racconto la storia di come sono nati. Prima di cominciare questo video, vi invito a lasciarmi tantissimi bei like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e cominciamo subito. Buona visione. Capitolo 1. Eccolo qui, il capitolo 1 è questo qui. Sono alzato alle 7 di mattina e probabilmente avevo visto una cosa grigia vicino il sedere di Grace. E pensavo che era la zampa di Ragnar, perché Ragnar si accoppia sempre con Grace. E ho fatto andare fuori Ragnar, ma ad un tratto era un cucciolo appena nato. Avevo visto il divano sporco di sangue e altre cose che hanno fatto macchiare il divano, sporche di placenta, sporche di sangue di cuccioli, eccetera, perché sono nati tre. Due stavano sotto il sedere di Grace e uno è appena nato. Il primo colore di questo cucciolo è del colore di Ragnar, come il mio cane grigio Staffy Blue, ma però con la stella. E probabilmente, ragazzi, non ho deciso di tenermi Black Blade. Mi tengo questo cucciolo per il resto della mia vita. È perché io ho un cane che mi morde. Guarda cosa mi ha fatto il mio cane. Vedete se ricordate, è stato il mio cane e quindi sostituisco lui e il mio cane. Non sarà mai cacciato Ragnar. Lo crescerà mia madre e i miei genitori. E adesso andiamo col capitolo 2. Capitolo 2. Gli altri cuccioli che stavano sotto di Grace erano uno grigio scuro senza la stella e uno nero con la stella come la madre. E poi sono nati altri tre. Uno con la stella grigio scuro, uno nero senza la stella e un altro nero con la stella di un colore che dovrà ancora crescere più o meno. Quindi dobbiamo aspettare 60 giorni, così quando cresco vediamo che cucciolo mi devo tenere per fare i soldi, perché avete mai presentato la mia mansarda? Adesso ora diventa la mia casetta. Adesso ora i cuccioli stanno dentro la cuccia e Grace li sta adesso allattando. Capitolo 2, i nomi. Allora, alcuni nomi mi sono venuti in mente come Hercules, Mortimer, Matisse, Milou, Bizet e altri, ad esempio Corinne, Shakira. Devo pensare che nomi dare ai cuccioli. Shakira lo chiamiamo a uno di loro come la cantante, che è anche un nome da dare ai cuccioli o gatti. Capitolo 3, i cuccioli. Allora, adesso ora vi farò vedere i cuccioli. Adesso ora stanno dentro la cuccia. Mo' vi farò vedere i cuccioli. Ecco qui Grace. E guardate. Ecco qui, questi sono i cuccioli appena nati. Chiudiamo. Bene ragazzi, il video di oggi si conclude qui. La storia della mia cagnolina che ha partorito i cuccioli. Gli altri li ha partoriti in mezzogiorno e i primi tre all'ora del quando noi ci alziamo. Bene, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!